da un posto al sole a un altro posto al sole per ricordare una grande persona che ha fatto di questo posto una meta ambita e conosciuta in tutto il mondo. Sì, io sono uno dei villeggianti storici, sono qui, frequento il posto, ho collaborato con Ando Angelo, mi chiamava a varie manifestazioni, sono qua da 18 anni, ma ci sono famiglie che sono state qui per anni e anni e anni, 40 anche, 50, tutta la famiglia di Mario Martone, e quindi c'è un legame diciamo veramente forte col territorio, grazie appunto ad Angelo che me l'ha fatto scoprire, me l'ha fatto amare. Un posto stupendo, diceva del ricordo di Angelo. La partita invece come sta andando contro i parlamentari? Devo dire la verità, pensavo che fosse più una cosa così, invece no, si stanno impegnando. I parlamentari, c'è una certa struttura di squadra, ma noi che abbiamo un tasso forse di età un po' più alto, ci stiamo comportando bene, forse siamo andati più vicini noi al gol che ai parlamentari. Io non gioco perché, già l'ho detto, sono infortunato. Sono infortunato all'anagrafe. Ah, ecco, pensavo ci fosse. No, l'ho detto, me la sono giocata e sta battuta e la ripeterò ogni volta. Strategie di tattica. No, la squadra si è allungata, c'è un buco a centrocampo, quindi stavamo pensando di. Non ci sono più centrocampisti. Non ci sono centrocampisti, si è spezzata un po', c'è un buco qui in mezzo e ci sono troppi uomini a difesa e pochi che portano palla. Bisogna correre ai ripari allora, forze fresche. Stavamo pensando di mettere un centrocampista, qualcuno che porti palla. Ti vedevo molto intento a seguire i tuoi compagni, come sta andando questa partita dal tuo punto di vista? In realtà mi vedi molto concentrato perché sto cercando di capire almeno chi siamo noi e chi sono gli avversari. Temo che quelli gialli siamo noi, semplicemente perché ho letto la scritta Rai, e credo sia l'unico apporto che potrei dare a questa partita, cioè riconoscere le persone vestite come me. Ecco. Senti, il tuo ricordo invece di Angelo Vassallo, e soprattutto oggi si gioca una partita che ha una valenza importante, dare la speranza al giovane Emanuele Scifo. Io non ho un ricordo diretto, ma io credo una cosa, che chiunque faccia... Hanno appena segnato, scusami, durante una cosa che dicevamo abbastanza seria, chiunque faccia del bene per la propria terra, chiunque si comporti in modo esemplare, debba essere comunque sempre ricordato, qualsiasi cosa egli faccia. In più, per Emanuele Scifo abbiamo già, diciamo, già esibiti in un campo di calcio, abbiamo già giocato per raccogliere dei fondi e lo faremo ancora fin quando ci sarà ancora bisogno di noi. Quindi siamo molto solidali con tutto quello che sta accadendo oggi qui a Pollica.